coraggio. Con la laurea in tasca sta alla cassa e batte il prezzo. Scende ancora in piazza, crede nell'impegno. Esce con le amiche, si è pagata anche l'affitto. Peppe cerca un sogno nel gioco d'azzardo. Nei cantieri sgobba e quando torna a casa è stanco. Oggi è più contento perché ha fatto ambo. Porterà sua moglie a cena fuori per un giorno. A testa alta, gli eroi della giornata. A testa alta, conquistano la vita. Fieri come fiori cresciuti sulla strada. A testa alta, comincia un'altra sfida. Bentornati e benvenuti a questa nuova puntata di A Testa Alta, il consueto ormai settimanale radiofonico che parla di Roma e lo fa attraverso la voce dei romani. Non solo denunce, analisi della criticità, ma anche buoni esempi, sempre attraverso la voce di associazioni, organizzazioni sociali e sindacali, ma anche lavoratori, utenti e cittadini qualsiasi. Insomma, bentornati a condurre questa mattina Erika Battaglia, Giorgio Carra e Alessandro Cozza. Buongiorno. Per scriverci e fare proposte vi ricordiamo le nostre pagine Facebook personali, ma anche l'indirizzo di posta elettronica roma@testaalta@gmail.com. Andiamo a scoprire gli eroi della giornata di oggi, come dice la nostra sigla. Sì, puntata ricca di interviste dai territori di Alessandrino, San Sabba e Montemario fino alla voce di Daniele Stavolo, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. E da dove vogliamo cominciare? Io inizierei dall'Alessandrino, dove abbiamo naturalmente un ospite e dove da qualche giorno il club di socializzazione, il Giardino delle Arti, così l'hanno chiamato i suoi utenti, ha chiuso i battenti. Siamo appunto nel quartiere Alessandrino, siamo nel municipio Quinto e per anni lo spazio è stato gestito dall'associazione di genitori Il Ponte Ollus. È stato per diversi decenni punto di riferimento quotidiano di una ventina di giovani adulti tra i 30 e i 40 anni affetti da disabilità di vario genere. E oggi ce lo metti sempre giovani quando si parla di 40 anni, tu che sì, ti senti un po' chiamata in causa. Perché ho 40 anni. Ci metti sempre questo giovane, ma te lo passiamo. Dai. Questo luogo è stato un luogo alternativo ai normali centri diurni che hanno un'impronta per lo più sociosanitaria, ma da quasi 3 settimane, il bando è scaduto il 4 novembre scorso, il Quinto Municipio non lo ha rifinanziato e ha deciso per la sua definitiva chiusura. Abbiamo in linea Stefania Firrincelli, che è presidente dell'associazione Il Ponte, ma ruolo ancora più importante, è uno di quei genitori storici che quell'associazione ha fondato tanti anni fa. Buongiorno Stefania. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Grazie per averci dato questa opportunità. Benvenuta in trasmissione, Stefania. Grazie. Senti Stefania, ma dopo tanti anni di servizio, a noi, diciamo che siamo dall'altra parte, quindi siamo dei cittadini giornalisti, per carità, però sembra obiettivamente veramente strano che il 4 novembre si sia deciso di punto in bianco di non rifinanziare un servizio storico del territorio e che voi genitori, e quindi anche gli altri genitori, quindi non solo voi storici, non siate stati minimamente avvertiti. Cioè è vero? Guarda, tutto questo? Erika. È vero, purtroppo è vero, perché noi come associazione e come tutte le associazioni abbiamo relazioni periodiche insomma con le istituzioni locali, quindi noi proprio il 24 settembre, e io e il segretario dell'associazione, abbiamo avuto un incontro con l'assessore in cui chiedevamo la definizione, in merito alla definizione dei tavoli di progettazione del piano sociale di zona locale, le novità e come si pensava di proseguire con i progetti che erano in essere. Soprattutto a noi interessava sia il club che il laboratorio di teatro, che erano i servizi che avevamo per il municipio. A quel punto lui ha detto che ci stavano pensando e che probabilmente ci sarebbe stata una proroga, e tant'è vero che noi abbiamo anche per l'occasione chiesto di un incontro con i genitori, con i ragazzi e con l'equipe degli operatori, proprio al fine di dare anche una restituzione di quello che era stato il lavoro, l'impegno di un anno,
in una situazione nuova, in un accorpamento causato dall'accorpamento del municipio di due club e tutta una serie di difficoltà che c'erano state inizialmente, che grazie al lavoro, all'attenzione che l'associazione ha da sempre, i ragazzi erano riusciti a superare felicemente e sono, hanno frequentato con regolarità 25 ragazzi il club. 23-25 ragazzi. Stefania, noi abbiamo sentito dire che i vostri ragazzi saranno distribuiti nei due centri diurni che a breve saranno riaperti, anche se tanto a breve non ci sembra, perché pare ci siano stati gli errori tecnici di chi ha fatto il bando. Guarda, che tempistiche ci sono per la riapertura? Ecco. Allora, scusa un attimo, noi ci teniamo a precisare una cosa, che la progettazione del club è nata dopo un'analisi molto attenta ed è nata addirittura 18 anni fa, quando i nostri ragazzi all'epoca avevano 18 anni e cercavamo situazioni alternative al centro diurno, perché noi come associazione abbiamo sempre pensato di realizzare attività e servizi che non fossero in qualche modo troppo istituzioni totali, insomma, no, ma neanche mezza giornata, volevamo qualcosa di diverso. E quindi i ragazzi, questo il club non può rientrare nel discorso e nell'ordine del centro diurno, è un'altra cosa. È un qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso, dove sicuramente qualche corrispondenza col centro ci può essere, no? Perché comunque alla fine c'è sempre qualche piccolo laboratorio, ma parliamo di altri livelli. E allora, scusami Stefania. Noi abbiamo fatto un laboratorio, adesso scusa di questo, abbiamo realizzato due cortometraggi in questo anno e hanno fatto una radio su YouTube i ragazzi. Cioè, non stiamo parlando di progetti. Complimenti. E la cosa molto, grazie, la cosa molto triste purtroppo è che a questa giornata organizzata proprio per far conoscere meglio a chi non conoscesse questo servizio, quello che è in realtà, che cosa rappresenta. E purtroppo devo dire che in quell'occasione per una serie di motivi e di circostanze nessun rappresentante del municipio si è presentato all'evento. Stefania, qual è quindi ad oggi l'alternativa per questi giovani adulti, definiamoli così? Ecco, i giovani adulti, hai ragione, non si possono definire ragazzi a 35 anni. E dunque l'alternativa che noi siamo riusciti a cogliere, perché cioè, io dico la cosa brutta, ci tengo a precisare, che dopo questi, volevo un attimo ripercorrere la tappa, noi quindi il 24 ottobre facciamo l'evento, non si presenta nessuno, torniamo alla carica, insisto, per avere un appuntamento, andiamo all'appuntamento io come presidente e la coordinatrice del servizio, la psicologa, e nessuno ci sa dire perché si chiude questo servizio. Cioè un rimbalzo di responsabilità. Prima si dice che era l'equipe tecnica dell'area disabili che aveva pensato che era meglio chiudere questo servizio e proporne un altro, non si sa quale. Poi era a un certo punto emerso dai tavoli, ma ai tavoli abbiamo sempre partecipato noi, non è mai emersa alcuna criticità su un servizio che neanche conoscevano così da vicino. Alla fine il fatto che il club non può essere valutabile secondo i livelli minimi assistenziali. Beh certo, c'è un azzeramento delle sperimentazioni o comunque c'è anche un azzeramento un po' di responsabilità per come la vedo io, Stefania. Senti, chiudiamo questa chiacchierata con... Tu hai la possibilità di fare un appello al presidente del municipio e alla sindaca di Roma, perché se ti abbiamo invitato in trasmissione è perché riteniamo che il Giardino delle Arti possa invece rappresentare un buon esempio che forse non andava chiuso. Immaginando di tornare a quel 24 ottobre in cui non è venuto nessuno all'iniziativa. Sì, posso fare un appello? Vai, vai. Certo. Io chiedo una cosa importante. Noi siamo stati genitori che ci siamo impegnati a livello volontario in temi, nei temi del sociale, e abbiamo veramente in tante occasioni sostituito le istituzioni.
abbiamo sempre avuto un rapporto di collaborazione, di confronto e di rispetto. Beh, devo dire che in questa occasione tutto questo è venuto meno, e questo è il più grande rammarico di noi genitori. I ragazzi hanno una delusione e hanno scritto addirittura una lettera anche molto pesante sia al presidente del municipio che alla sindaca, chiedendo motivazioni. E quindi, per curiosità, c'è stata risposta Stefania a questa lettera? Ancora no. Okay. Ancora no. Ci preoccuperemo di renderla pubblica, Stefania, così forse sì. aiutiamo. Quindi noi abbiamo mandato è stata scritta una lettera da parte dei genitori, una lettera da parte degli operatori, una lettera da parte dei ragazzi, degli utenti. Vabbè. Stefania, proprio facendo appello, noi ti chiediamo una cortesia. Ti chiediamo una cortesia, invia anche a noi la lettera che i ragazzi hanno scritto al nostro indirizzo email roma@testaalta@gmail.com, perché noi diciamo generalmente a fine trasmissione cerchiamo di dare lettura anche un po' dei temi che riceviamo nella nostra casella email, quindi magari potremmo settimana prossima. Io te le mando anche quella dei genitori, perché è molto bella. Assolutamente sì, molto bella e molto toccante, devo dire. Grazie mille. Grazie Stefania per essere stata. Grazie a voi per averci dato questa possibilità. È giusto darvela. Stefania Firrincelli, grazie. Presidente dell'Associazione Il Ponte, genitore storico e quindi voce di tutti quei genitori che probabilmente non volevano la chiusura del Giardino delle Arti. Grazie Stefania. Ciao, buona giornata. Ciao grazie Stefania. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Sessanta, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una speciale, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. A marce in granate dalla prima alla quarta.